Utilizzo molto spesso il termine Italia-balcanizzazione, cioè dico che da un bel po' di tempo che l'Italia si sta balcanizzando, stiamo andando verso la balcanizzazione. Adesso vi spiego un po' che cos'è la balcanizzazione. Allora, la balcanizzazione parte praticamente con prima di tutto un grandissimo lavaggio del cervello, quindi deve essere fatto un grandissimo lavaggio del cervello e ci devono essere anche degli altissimi livelli di ignoranza, altrimenti non puoi fare la balcanizzazione in un paese. E anche perché sennò altrimenti la politica non riuscirebbe a prendere per il culo la gente. Allora, la balcanizzazione, cioè perché ci stiamo balcanizzando? Perché come nei Balcani, cosa hanno fatto i grandi padroni del mondo dei Balcani? Tutta una serie di poveracci li hanno fatti scannare fra di loro, ok? Ovviamente queste cose avvengono nelle nazioni povere, non avvengono nelle nazioni ricche. Nelle nazioni ricche ti ridono in faccia. Quindi vai nelle nazioni povere a fare scannare i poveri. I poveri li devi far scannare fra di loro. Per farli scannare devi prendere gli elementi più estremistici, ok? Ovviamente li devi cash, ok? In particolare i nazionalisti. I nazionalisti sono il peggio che ci sono a livello mondiale. Peggio di loro non c'è nessuno. Forse solo i sovranisti sono peggio di loro. Allora, che poi sono più o meno anche la stessa cosa. Allora, fai scannare, ok? È come se ci fossero un gruppo di, non lo so, di 200 persone tranquille. Tu prendi due teste di cazzo, li fai litigare fra di loro e fai praticamente scoppiare l'incendio. Dopo che tutta questa gente poi iniziano tutti a pestarsi fra di loro, si scannano tutti questi poveracci, una volta che questi sono massacrati di botte, arrivi tu come salvatore della patria, ovviamente hai a che fare con delle prostitute di politici, i quali sono ovviamente a tuo libro paga, arrivi con il fondo monetario di cui tu sei proprietario, gli presti soldi in modo tale che tu arrivi come salvatore, te li ridaranno dopo indietro con gli interessi, quindi tu praticamente li tieni così per il collo tutta la vita e inizi a fare le strade. Le strade sono la prima cosa che tu devi fare, sono la cosa più importante che devi fare, perché con le strade puoi trasportare più velocemente le merci che gli schiavi producono in aziende straniere che vengono messe con il beneplacito dei politici, i quali sono contentissimi di dare la propria cittadinanza e i propri cittadini la manodopera a questi sfruttatori, ai cui sopra di loro ci sono le banche e sopra di loro ci sono i padroni del mondo. Questa si chiama balcanizzazione, si chiama stipendi da fame, costo della vita altissimo e praticamente. Cosa sanno poi? Cosa fanno i padroni del mondo? Sanno benissimo che una grandissima parte delle persone se ne andrà via, ma sanno anche che molti rimarranno, quindi sanno benissimo che questi li possono sfruttare. Questa è la balcanizzazione. La balcanizzazione è stata fatta non solo nei Balcani, ma è stata fatta in praticamente tutto l'Est Europa. Cioè, la famosa TAV non serve per i cittadini, serve per i treni ad alta velocità, corridoio Lisbona-Kiev, per trasportare più velocemente le merci che gli schiavi producono per le grandi multinazionali tedesche, francesi, inglesi, anche italiane, ma in particolare tedeschi. I tedeschi sono felicissimi di delocalizzare le proprie aziende in posti dove la gente lavora per un pugno di riso. Le multinazionali sono felici di vedere tutta una serie di poveracci che si scannano fra di loro e lavorano per un pugno di riso, che non muoiono di fame perché hanno semplicemente i soldi delle rimesse degli immigrati che sono scappati, che glieli mandano giù, rimanendo in un livello di ignoranza tale che non si ribelleranno mai. Non si ribelleranno mai. Questa è balcanizzazione ed è esattamente la stessa situazione che si sta creando in Italia. Allora, un gruppo di regioni dove la gente si odia fra di loro, dove si scannano fra di loro, fra regioni, si insultano fra provincia e provincia, dove praticamente i cittadini vengono sfruttati con stipendi da 400, 500 euro, 600 euro in nero, 2 euro all'ora. Questa è la balcanizzazione, un mare di persone che credono che i politici siano lì a fare i loro interessi, che sono lì, che magari sono patrioti, che magari un domani andrà meglio. Questa è la balcanizzazione. La balcanizzazione dell'Italia è cominciata dal sud Italia e man mano sta salendo sempre di più, sta sempre più salendo, i diritti diminuiscono sempre. Ok, i diminuischi perché se noi andiamo a vedere nei Balcani a fronte di stipendi da fame abbiamo
anche un welfare osceno, e questo si sta trasferendo in Italia. Noi, in questo bacino che è quello Mediterraneo, Grecia, Balcani, Italia, Sud Italia, cioè si sta creando tutta questa fetta di povertà, di miseria, di schiavi, di ignoranza ovviamente, perché io molte volte quando sento commenti di certe persone inorridisco, dico come cazzo si va ad arrivare nel 2019 a avere dei livelli così di ignoranza? E la gente più ignorante, più è controllabile, più è manipolabile, hanno il totale controllo della televisione, perché questo schifoso personaggio che non voglio nominare, ma sempre lo stesso, controlla tutta la televisione, tutti i media, e gli fanno credere che i cattivoni sono quelli là. No, i cattivoni non sono quelli là, i cattivoni sono dalla parte di là, sono loro i cattivoni, sono i padroni del mondo che controllano le banche, che controllano i multinazionali, che controllano i politici che si stanno arricchendo alla faccia vostra mentre voi fate la povertà.